Jeff Bezos è diventato una figura mitica nel mondo degli affari, molto prima di superare Bill Gates e diventare la persona più ricca della Terra. Dalle umili origini, Bezos ha costruito la più grande azienda commerciale della storia umana, Amazon. Ma anni prima che il suo patrimonio netto superasse i 200 miliardi, Bezos ha avuto un percorso di vita abbastanza complicato. Prima di analizzare la costruzione dell'e-commerce mondiale, facciamo un passo indietro e percorriamo quella che è stata la sua travagliata infanzia. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video parleremo della storia dell'uomo più ricco al mondo, Jeff Bezos. Jeffrey Bezos nasce da due genitori molto giovani, il padre 18 anni, mentre la madre ne ha solamente 17. I due insieme gestiscono un negozio di biciclette. L'infanzia del fondatore di Amazon inizia ad essere molto complicata. Suo padre era molto distratto e beveva molto. Dopo un paio di anni la madre ha chiesto il divorzio ed è andata a vivere con i suoi genitori insieme a Jeff Bezos. 3 anni dopo la separazione dal padre biologico del miliardario, la donna sposa un immigrato cubano, Miguel Bezos. Il primo cognome del capo di Amazon fu Jorgensen, ma dopo un paio di cause in tribunale, il cognome fu cambiato in Bezos. L'allontanamento da suo padre ha cambiato notevolmente la sua vita. Infatti, in un'intervista del 1999, egli disse: «Io non ho mai incontrato mio padre e non ho mai vissuto con lui. L'unica volta che ci penso è quando mi chiedono di compilare un modulo». Jorgensen ha ricevuto molte interviste da parte della stampa, che gli chiedevano se sapesse che suo figlio è un importantissimo uomo d'affari. Egli rispose di non sapere nulla, e alle dichiarazioni sul fatto che fosse il padre di un miliardario, Jorgensen rispondeva sconcertato e incredulo. Dopo quel brutto comportamento ha smesso di bere e ha lavorato sodo per il suo negozio di biciclette. Si è sposato di nuovo, ma non ha avuto altri figli. L'allontanamento da suo padre non ha reso il percorso della vita di Bezos triste e tumultuoso. Egli infatti ha passato dei bellissimi momenti con la madre e con alcuni messaggi su Twitter dimostra tutto il suo affetto. Jeff Bezos è stato laborioso sin dalla tenera età. Lavorava nella fattoria dei suoi nonni, aiutava a riparare i mulini a vento, a vaccinare il bestiame e a fare altre faccende. Fin da quando era piccolo, Jeffrey ha dimostrato una grande attitudine meccanica. Smontava e rimontava qualsiasi cosa. Nel mezzo della sua adolescenza, iniziò ad appassionarsi alla scienza e a meccanizzare qualsiasi cosa. La sua famiglia si trasferì a Miami, in Florida, e da lì iniziò ad innamorarsi dei computer. Al college era veramente bravo, voleva studiare per imparare. Si è diplomato con il massimo dei voti e ha iniziato a frequentare l'università. Il suo sogno era quello di studiare fisica, ma ben presto capì che l'amore per i computer era troppo importante. Conseguì una laurea in ingegneria elettrica e iniziò a lavorare per un'azienda, dove avrebbe aiutato a costruire una rete di computer per la finanza internazionale. Il suo talento venne premiato e ben presto iniziò a lavorare nel campo del mercato azionario. I suoi guadagni erano molto alti, ma miseri in confronti al suo reddito attuale. Avrebbe potuto continuare a vivere in quel campo, ma nel 1994 Bezos scoprì che il web salì del 2300% in un solo anno e questo numero svoltò completamente la sua vita. Egli decise di trovare un modo per sfruttare la rapida crescita di Internet. Ha fatto una lista dei migliori 20 prodotti da poter vendere online. La scelta migliore erano gli ebook. Da qui nasce Amazon.com. Il nome deriva dalla foresta del Rio delle Amazzoni, perché era massiccia, monolitica e potente, tutte le qualità che voleva che la sua attività avesse. Come tutte le società alle prime armi, Amazon poteva fallire da un momento all'altro, e per questo c'erano pochi investitori. Sebbene Amazon originariamente fosse una libreria online, Bezos ha sempre voluto espandersi ad altri prodotti. Egli era convinto che il web avrebbe superato la concorrenza dei rivenditori dei libri più grandi, come Border e Barnes.
Nel mercato azionario Amazon saliva di smisura, superando i due maggiori concorrenti. Prima del nuovo millennio, il 6% degli investitori di Amazon sono diventati miliardari e nessuna crisi è riuscita a fermare la startup. Nel 1998 vengono venduti nuovi prodotti, come musica, video e una varietà di beni di consumo. Non tutto è filato liscio però. Nel 2002 la rapida spesa di Amazon ha causato parecchie difficoltà finanziarie, quando i ricavi sono rimasti stagnanti. La società andava parecchio male ed è quasi fallita. Molti centri di distribuzione sono stati chiusi e il 14% dei dipendenti è stato licenziato. Nel 2003 il quasi fallimento è diventato solo un brutto ricordo e Amazon è rimbalzato dall'instabilità finanziaria e ha realizzato un profitto di 400 milioni di dollari. Bezos si è dimostrato molto esigente verso i suoi dipendenti. Era molto severo e voleva sapere tutto di loro, ma ne valsa la pena e così ha costruito una vera e propria macchina da soldi. Amazon ha scalato qualsiasi classifica ed è diventato il maggior e-commerce della storia. Il suo valore si aggira intorno al trilione di dollari e non mostra cali significativi. Jeff Bezos attualmente possiede un patrimonio che si aggira intorno ai 200 miliardi di dollari. Nonostante in alcuni video abbiamo parlato di miliardari a cui la scuola non è servita, qua invece ne abbiamo l'esempio. Frequentando le lezioni ha imparato tanto e ha iniziato a mettere i primi passi verso il suo grande sogno. Jeff ha cambiato la concezione di internet ed è riuscito ad abbattere qualsiasi nemico. Inoltre questo non è il suo unico business. La sua passione per lo spazio gli ha permesso di fondare Blue Origin, un'azienda spaziale che vuole concretizzare l'idea del turismo nello spazio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ho deciso di portare un contenuto del genere per spronare giovani e non a credere nelle proprie potenzialità. Se vorreste vedere un video sopra qualche altro personaggio che ha asfaltato qualsiasi record, scrivetelo pure sotto nei commenti. Vi invito a lasciare un like ed iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!